molte persone che si rivolgono a me mi raccontano: Monica, ho provato tante diete, sono andata da tanti nutrizionisti, riesco a seguire, riesco a iniziare, ma dopo un po' mi perdo. Oggi quindi parliamo di motivazione. Come fare per mantenere la motivazione più a lungo possibile? Innanzitutto la domanda da farsi è: perché perdo la motivazione? Perché non hai forza di volontà? No, la motivazione, a parte che è super mega sopravvalutata, ma è erroneamente legata alla forza di volontà. Perché erroneamente? Facciamo un esempio. Facciamo il caso che non sia una persona studiosa, ma i miei genitori mi hanno sempre spinto a studiare, a prendere bei voti. Io invece sono una persona che tende più all'arte e una persona forse un po' più pratica. Se non riesco a prendere bei voti, è per mancanza di forza di volontà o perché alla fine non sono veramente interessata a quello che studio a scuola? La motivazione è il tuo perché. Perché stai facendo qualcosa? Ed eccoci quindi al motivo numero uno per cui le persone perdono la motivazione. Il loro perché non è loro, è di qualcun altro. Il perché viene data dal dottore, che dalle ultime analisi disastrose dice: devi perdere peso immediatamente, devi stare a dieta. Oppure dal mio compagno che fa pattutine perché ultimamente ho preso un po' di peso. Oppure dalle pubblicità, dai social, che in modo indiretto e molto subdolo mi ricordano che io devo perdere peso. Ecco una cosa che a me ha aperto gli occhi su tante cose. Ci sono più verità nello stesso momento, la mia e quella degli altri. Il dottore ha ragione a dirmi che devo stare attenta a quello che mangio, ma ho ragione anch'io quando dico che mi piace mangiare. Il mio compagno ha ragione a farmi notare che ho messo su qualche chilo, è vero, ma ho ragione anch'io ad essermi voluta godere per un periodo le cene insieme, le uscite insieme, dei momenti insieme, piuttosto che stare a pensare alla linea. Essendoci quindi più verità, a quale dai retta? O meglio, a quale diamo retta? Perché qua siamo tutti sulla stessa barca, eh? Di solito diamo retta alla verità degli altri. Per quale motivo? Perché vogliamo piacere, vogliamo essere apprezzate, vogliamo essere amate. Ma qui ti faccio una domanda: a dare retta alla verità degli altri, come ti sei sentita tu? Più apprezzata o più giudicata? Più amata o più sotto controllo? Il secondo motivo per cui puoi perdere la motivazione è perché le tue aspettative non rispecchiano la realtà. Impazienza e tendenza al perfezionismo mi spingono a mollare al primo o al secondo ostacolo. Se non ottengo risultato entro un tot, non ne vale la pena. Se ho sbagliato oggi, tanto vale ricominciare la prossima settimana o il prossimo mese, e così via. Insomma, dove la strada dovrebbe essere tutta dritta, se c'è una piccola deviazione io ritorno comunque al punto di partenza. Ma se quella deviazione fosse semplicemente una pausa, un riprendo fiato, sarebbe così sbagliato? Se segui un piano alimentare che ti soddisfa, che ti fa stare meglio, ma che in quella settimana non ti ha fatto perdere quel mezzo chilo che ti aspettavi, allora non ne vale la pena? Tanto vale mangiare così la rinfusa come capita e di nuovo risentirmi appesantita? Come puoi quindi riprendere la tua motivazione? Devi partire dal tuo perché, il tuo. Devi prendere le distanze da tutto ciò che dicono gli altri e pensare al tuo perché. In secondo luogo, sii paziente. Accetta che il percorso sarà fatto di piccole deviazioni e che non hai il controllo su quanto tempo ci vorrà. Puoi raggiungere qualsiasi obiettivo purché sia in linea con i tuoi principi, non per quelli di qualcun altro, ma senza metterti pressione, affrontando un giorno per volta.